iniziamo con l'incontro loro alle 9, iniziamo a venire anche prima per giocare un po' insieme anche a noi. E niente, dopo facciamo l'inno, qualche bounce, i punteggi del giorno precedente, e poi c'è la storia. Poi ci sono dei lavori di gruppo, che è il, poi il momento di preghiera, che fanno singolarmente prima in squadra e poi si ritrovano in chiesa per concludere tutti insieme. Poi c'è il grande gioco, fino a mezzogiorno, dopo chi va a casa a mangiare, chi invece rimane qua, e riprendiamo le 2:15 con o i laboratori manuali, quindi con attività tipo Scooby-Doo, braccialetti, vetrofanie, poi i tornei di calcio, di pallavolo. E poi facciamo il saluto alle 6 con i genitori e con il momento di preghiera finale. Quest'anno abbiamo avuto parecchi iscritti di seconda e di terza elementare, quindi il primo anno che hanno fatto si sono trovati molto bene, e un po' di calo da parte delle medie, perché poi sono diventati poi gli aiuti di maturi di quest'anno, quindi c'è un cambio di generazione, insomma. È un luogo di ritrovo per tutti quanti, sia per gli animatori che per i ragazzi, un modo per incontrarsi, per condividere e comunque anche in generale il gioco e lo stare insieme. Poi oltretutto, se c'è anche appunto il momento di preghiera, quindi il momento di fede condiviso con tutti, è un momento, insomma, buono. Gli anni scorsi erano anche 50 o 60 ragazzi ogni giorno, insomma, quindi è una cosa che ai ragazzi interessa. È anche un contatto con cui i ragazzi, un'occasione con cui i ragazzi vengono in contatto con la comunità cristiana, quindi per alcuni di loro, anche che non frequentano il catechismo, è un, come dire, una specie di anche contatto fugace, ma a volte alcuni danno risposte anche sorprendenti. E per qualche ragazzo anche non cristiano è un avvicinamento alla comunità a cui, come dire, ogni tanto anche si lega. Anche nell'attività del sabato, poi durante l'anno, qualche ragazzo che poi si ferma e continua, cioè,